Salve ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi parleremo un po' del risultato di ieri, Juventus-Udinese 2-0 per noi. La Juve continua il suo volo, si continua, cioè non si è fermata mai la Juventus, perciò continuiamo a vincere. Ieri commentando la partita, una bella prestazione dei nostri, si poteva finire tranquillamente un 4-0, 4-5-0 ci stavano, che ci siamo mangiati un po' di gol davanti alla porta. Abbiamo fatto un bel gioco, abbiamo anche difeso bene. Vedo una Juve buona, dai. Diciamo, ora sicuramente mi beccherò un po' di critiche se dico una cosa: vedo la Juve un po' migliore di quella di Antonio Conte, forse perché è molto più distesa. Forse che possano fare un po' di gioco di in più, perché si sa, Conte certe cose non le faceva fare. Se sbagliava con Conte la minima palla, quello ti insultava di tutti i colori Conte. Invece forse con Allegri possono fare un po' più di giochetti, un po' più di gioco, più di squadra, passaggi, e giocano meglio i calciatori. Vedo una Juve buona, ma l'importante è vincere. Vincere, 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 vincere. Se noi non vinciamo, io piango. Minchiate. Porca puttana, sera che ho il malocchio dei milanisti, degli interisti, ho mal di gola, mal di testa. Sono pazzo. Diciamo che ieri, con tutto questo mal di gola forte che ho, al primo gol di Carlitos Tevez mi sono messo a gridare come un pazzo. Comunque, al secondo gol del principino, euforia al massimo. E poi quando sta segnando Morata, che stavo per scoppiare, quel bastardo di portiere l'ha presa. Ah, poi parliamo pure del gol annullato all'Udinese, perché gli anti-juventini, cufe, eccetera, tutti questi milanisti, interisti, avete ricominciato. Ma prima non capito un cazzo di calcio, non capito un cazzo di regole. Sì, quel gol ci poteva stare, come non ci poteva anche stare. Per la prima volta ieri, sentite l'intervista, l'ha detto anche Straminchione, Mister Pino, come cazzo si chiama, Stramaccione. L'ha detto, un 50 in 50 il fuorigioco c'era, perché la spalla era un po' in avanti, perciò fuori. Fuori gioco, questa era in avanti, pure per 20 centimetri, si chiama fuori gioco, non si chiama gol annullato, si chiama fuori gioco, punto e basta. Non è furto, non abbiamo rubato una minchia, pure se segnano quelle l'abito dava il gol, gli avevamo rotto il culo su tutto, sul gioco all'Udinese, su tutto. Neanche un tiro c'è stato da parte dell'Udinese, eh? Buffon ieri ha dormito, si è stato con la bella magliettina, con la cravattina, si è preso un caffè forte e è in continuo. Perciò questa Juve sta crescendo sempre migliore. E ci mancano giocatori sardi, mostri sardi come Chiellini e Barzagli, Vidal, Pirlo. E li abbiamo stritolati. Pensiamo quando rientrano questi, quando rientro tutta la squadra che lo combiniamo. Perciò la statistica di ieri, una perfettissima Juve, ha battuto un Udinese per 2-0, ci stava il risultato, ci poteva anche stare molto di più. Parliamo anche un po' della Roma, tutta questa Roma si sente fortissima. Ragazzi, mi sono visto anche la partita della Roma ieri, a parte il palo di Maicon, se non ci sta quell'autogol la Roma ieri non vinceva tempo. Perciò ragazzi, ragazzi, non dite che la Roma è la favorita, non dite. Sì, è forte la Roma, sicuramente sarà l'antagonista della Juventus, ma la Roma vista ieri con l'Udinese, che l'Udinese è una buona squadra, una perfetta squadra, gli abbiamo rotto il culo all'Udinese su tutte le cose. Perciò non dite che giochiamo con le cose. Ora martedì in Champions a Torino, speriamo che si fa la replica, un bel 3-0 con il Malmo, e sarei ancora più felice.
Così mi serve anche pure il mal di pancia, crederei di più ancora. Vedo, dai ragazzi, ora se il video vi è piaciuto, scusate il video è un po' lento, morto, ma credetemi, ho la colla che mi sta a pezzi. Infatti ieri sera lo volevo fare, ieri sera il video, ma non lo potevo fare perché ieri sembravo un vecchio di 90 anni, non potevo parlare. Fare il mal di gola, fare l'euforia della vittoria, fare le bestemmiate che avevo fatto prima alle 6 per quel merda di autogol dell'Empoli. La gola si infracida ancora di più. Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, questo qui, Gianni Corbo, e iscrivetevi, ci pensate su, iscrivetevi alla mia pagina di Facebook, Gianni Corbo Pazzo Juventino, un bel commento che poi vi risponderò se video, oppure se mi volete dire qualcosa, anzi parlo pure, parlo di più agli anti-juventini. Se avete qualcosa da dire sul fuorigioco di ieri, sulle critiche che rubiamo, ditelo. Tanto noi siamo sempre i campioni d'Italia, per 32 volte campioni d'Italia. E se quest'anno, come dite voi, non vinciamo lo scudetto, che cazzo ce ne fottono? Sempre 32 sono. A voglia che ci arrivate a noi. A voglia. Se vincerebbe la Roma, quanto scudetti la Roma? 4 scudetti, 4. E una di delle manovre 2, 3, 4 noi per noi se per arrivare noi ci vogliono 32 dita. Comunque ragazzi vi saluto a tutti, quanto mi prendo cosa per il mal di gola, un bacione e sempre solo forza Juventus.